Thank you.
dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Prendo per primo la parola all'inizio di questa celebrazione per lasciare poi la parola agli altri, al Cardinale, al Vescovo, al Sindaco e perché no al Padre Nello, che non vorrebbe, ma insomma. La parola che vi devo dire è grazie. Grazie per la vostra presenza. Mi è gradito salutare innanzitutto il nostro Vescovo Padre Giovanni Roncari. La sua presenza è sempre motivo di carità e di letizia. Saluto Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri, con il quale ho condiviso 10 anni di seminario. La parrocchia di San Quirico e Casone è stata la sua prima esperienza parrocchiale. Bentornato, grazie. Don Angelo. Grazie. Poi Padre Nello Ruffaldi, missionario in terra brasiliana da 46 anni. Con il Padre Nello siamo stati ordinati insieme a Castellazzara. Direbbero in portoghese juntos. Insieme celebriamo i 50 anni di ordinazione. Grazie a tutti gli amici presbiteri che oggi sono venuti a ringraziare con noi e per noi il Signore. Tra questi amici ci sono 2 compagni che anche loro hanno celebrato e celebrano i 50 anni di sacerdozio. Grazie e un cordiale saluto al Sindaco di Sorano e alle autorità militari presenti. E poi vorrei ringraziare ciascuno di voi, perché ciascuno di voi rappresenta un pezzo della mia vita. Agli amici di Castellazzara, dove sono nato e dove sono stato battezzato e dove sono stato ordinato prete. Agli amici di Santa Maria di Rispescia, che fino al 1976 era parrocchia della diocesi di Pitigliano. Poi gli amici di Borgo Carige e di Capalbio Scalo, della Capalbio Felix. Poi gli amici di Orbetello. Qui abbiamo il coro di San Biagio di Orbetello che anima la celebrazione. E poi varchiamo l'oceano. Andiamo in Brasile, nella parrocchia di Santa Cruz, nella città di Belém. E infine, dulcis in fundo, i parrocchiani di San Quirico e Casone. Un abbraccio ai lupetti del branco Pitigliano 1. Dal cielo fanno festa con noi i miei genitori, babbo e mamma, i genitori di Padre Nello e tanti amici che ci hanno aiutato nel cammino sacerdotale e che ora pregano con noi. A titolo di esempio, ne voglio ricordare uno che fu prima nostro vicerettore e poi un carissimo amico. Fu lui che ci tenne, Nello, l'umelia nel giorno della prima messa, Don Lucio Mattei. Molti altri amici sarebbero voluti essere presenti questa sera qui con noi. Molti. Da ieri sera a oggi io ho ricevuto una cinquantina di disdette. E a titolo, ma solo a titolo di conoscenza, perché anche il padre, il cardinale lo conosce e i nostri compagni. Gino Costantini, che non sta bene, avrebbe voluto fino a ieri sera stare con noi per questo giorno. Vorrei ricordare tutti quelli che si sono affidati alle nostre preghiere. E tutti coloro che hanno lavorato per questo momento, per una Chiesa restaurata e più accogliente all'impresa Faser,
Doriano, alle maestranze, che con un lavoro assiduo, dalla mattina presto, per essere aver pronta la chiesa per oggi. E poi tutti gli altri che hanno sistemato, arredato la chiesa e preparato il momento conviviale alla rotonda. Si dice che la chiesa di pietre è immagine della chiesa di persone. Noi ora abbiamo una chiesa luminosa, bella. Mi auguro che sia segno di una comunità rinnovata, entusiasta, pronta a seguire il suo maestro sulla strada del Vangelo. Grazie, Signore. Egli è il vivente che mi ha sostenuto, spronato, perdonato e accolto. Il suo amore e la sua fiducia sono stati molto più grandi della mia fragilità e dei miei limiti. Ringrazio il Signore perché ho potuto servire diverse comunità, consacrare quel casone, le dita della mano non bastano a contarle. Ma questo fatto di aver servito diverse comunità non mi ha impoverito, direi che mi ha arricchito, perché ogni nuova comunità ha messo in moto capacità, attenzioni, opportunità, nuove relazioni, tradizioni da comprendere ed assumere. Tutto questo ha aperto il mio cuore a sentirmi prete di tutti, fratello universale. Vorrei chiudere queste parole con le parole di Don Mazzolari, a cui il Papa Francesco si è recato nel mese scorso. Il sacerdote è sacerdote per tutti. Un sacerdote è un sacerdote per tutti, anche per coloro che lo rifiutano e lo calpestano. Non posso lasciar fuori nessuno. Se uno resta fuori, io non sono un sacerdote. Per la gioia di coloro che saranno la nostra gioia, facciamo posto a tutti. Se no, siamo materialisti anche noi. I grandi amori non sono come le piccole proprietà che oggi possono rendere e domani no. E quando non rendono, sono cancellate. Di nuovo, a tutti, grazie e buona celebrazione. Fratelli e sorelle, grazie a Don Carlo che ci ha introdotto al senso di questa celebrazione. Noi che siamo una famiglia sacerdotale, chi 50 anni, chi di meno, possiamo dire tranquillamente le parole del Salmo: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Siamo felici di essere sacerdoti, per questo siamo qui. E perché la nostra gioia trabocchi nei gesti di ogni giorno, purifichiamo il nostro cuore, chiedendo perdono al Signore di ogni nostra fragilità, di ogni nostra infedeltà. Signore, infinitamente misericordioso, abbi pietà di noi. Signore, Cristo, mite ed umile di cuore, abbi pietà di noi. Cristo, Signore, tu solo sei la luce che illumina il mondo, abbi pietà di noi. Signore, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo. Yeah.
preghiamo. O Padre, che alla scuola del Cristo tuo Figlio insegni ai tuoi ministri non a farci servire, ma a servire i fratelli, concedi loro di essere instancabili nel dono di sé, vigilanti nella preghiera, lieti ed accoglienti nel servizio della comunità, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché, quando vuoi, tu eserciti il potere. Con tale modo di agire, hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio. Misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Che hai creato verranno e si prosterranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà. La lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. Signore,
Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli è rivelato i misteri del regno. Un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradicate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasce per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alla folla con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali
e tutti quelli che commettano iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Fra i tanti motivi per cui Don Carlo, Padre Nello ed io dovremmo ringraziare il Signore in questo momento, ne scelgo soltanto tre, perché mi sembrano i più significativi. Il primo motivo di ringraziamento al Signore è per il dono delle nostre famiglie. Sia Don Carlo, sia Padre Nello che io abbiamo respirato la fede nelle nostre famiglie e in modo particolare nell'esempio delle nostre mamme. Io ricordo la mamma Giuseppa, la mamma Antonia, la mia mamma, tra l'altro erano amiche tra di loro e si scambiavano preoccupazioni e anche preghiere perché ci hanno seguito come angeli nel cammino verso il sacerdozio. Voi non potete immaginare quanto sia grande questa grazia. Oggi non tutti i figli hanno grazie così. Un esempio, questo è uno dei ricordi più commoventi dei miei 50 anni di sacerdozio. Mi è stato donato in carcere da un detenuto dove io andavo a fare cappellano negli anni 68-72. È la foto di un ragazzo che è morto a 16 anni nel 1968. Era stato abbandonato dai genitori. Non aveva conosciuto né il babbo né la mamma. Nel luglio, siamo di luglio, 1968, prese il motorino, andò a schiantarsi contro un camion. Non si sa se lo fece volutamente o fu soltanto un incidente. Perché è sicuro che poi, andando a cercare nella sua piccola scrivania nel collegio dei Salesiani, hanno trovato una preghiera, che è quella che è stata scritta nel suo ricordino. Sentite cosa succede quando manca il babbo e la mamma. Si rivolge al Signore e dice: Signore, io non sono capace di pregarti. Nessuno me l'ha mai insegnato. Era dai Salesiani, immaginate se l'avevano insegnato. Ma voi provate a riflettere. Un ragazzo che non ha conosciuto il Padre e che si sente rifiutato dal Padre, come fa a dire Padre nostro? Ogni volta che dice questa parola sente il ricordo del padre che l'ha rifiutato e anche il rapporto con Dio diventa un rapporto traumatico. Un ragazzo che non ha conosciuto l'affetto della mamma, come fa a fidarsi anche dell'affetto di Dio? Perché l'affetto della mamma è l'affetto sul quale si costruisce la fiducia in tutti gli altri affetti. Sentite cosa dice ancora. Anche adesso io non so cosa dirti, Signore, ma tu esisti. E se esisti, perché non ti fai vedere da me? Forse pretendo troppo. E continua. Era nella sua scrivania, in un foglietto. Le vette, il mare, i fiori, tutto il creato parla di te, ma io sono capace di scoprirti. Perché quando si è feriti dentro, si legge tutto da feriti. La famiglia è fondamentale per gli orientamenti della vita. Se non avessimo avuto famiglia come l'abbiamo avuta, Don Carlo, Padre Nello ed io, oggi non saremmo qui con voi. Sono sicuro non saremmo sacerdoti.
perché la segnaletica giusta l'abbiamo imparata in casa. Continua questo ragazzo e conclude: Signore, dicono che anche l'amore sia una prova della tua esistenza. Forse è per questo che non ti ho conosciuto. Non sono stato mai amato da nessuno. E conclude: Signore, fammi incontrare un amore che mi porti a te, un amore sincero, disinteressato, fedele, generoso, che sia un poco l'immagine tua. Io posso dire, insieme a Don Carlo, insieme a Parinello, noi questo amore l'abbiamo incontrato ed è per questo che stasera possiamo dir grazie. E sono sicuro che le nostre famiglie, i nostri genitori, in particolare le nostre mamme, che hanno consumato tante corone di rosari, sono sicuro che dal cielo in questo momento guardano felici. Secondo motivo di ringraziamento al Signore è il fatto che noi abbiamo celebrato la messa per 50 anni. Voi non potete immaginare cosa significa celebrare la messa. Ogni volta che ci si accosta al Signore e si ripetono quelle parole: questo è il mio corpo dato, lo diciamo noi, ma diventa il corpo di Gesù. Gesù ci espropria in quel momento. Non potete immaginare che esperienza che è, che emozione che è. Una messa veramente vissuta in prodigio. Padre Pio, un grande santo della messa, diceva: se la gente capisse cos'è una messa, ci sarebbe la ressa alle porte delle chiese, come stasera, per poter partecipare ad un'Eucaristia. Pensate cos'è una messa. Il 15 settembre del 1993, a Palermo, venne assassinato Don Pino Puglisi, oggi beato. Io l'ho conosciuto, era un sacerdote molto buono, molto semplice, molto mite. Ho saputo da coloro che sono stati testimoni del fatto e anche dall'assassino stesso, perché l'ha dichiarato pubblicamente, quando la sera, ritornando a casa, stava mettendo la chiave nella serratura, dietro ha sentito altolà e ha avvertito un'arma alla spalla. Si è girato e ha detto: me l'aspettavo. Poi ha fatto un bel sorriso e l'altro ha sparato di colpo, quasi sconfitto da quel sorriso. Pensate, questo che l'ha assassinato ha chiesto ad un sacerdote palermitano: mi spieghi, ma chi gli ha dato la forza di sorridere? A Don Pino, probabilmente stava comprendendo che io stavo per ammazzarlo. La risposta di questo sacerdote è un capolavoro. Ha detto: sa chi gli ha dato la forza per sorridere? La messa che aveva celebrato al mattino. Ha celebrato il gesto del più grande amore, del dono totale, il corpo dato, il sangue versato. Per questo ha potuto sorridere. Sono 50 anni che celebriamo l'Eucaristia. Non ci stancheremo mai di farlo. Un terzo motivo è il motivo della fedeltà. Sono 50 anni che siamo sacerdoti, sono sicuro di interpretare i sentimenti di Padenello, anche di Don Carlo e degli altri sacerdoti. Noi siamo felici di essere stati fedeli al Signore. La gioia dei 50 anni fa è la stessa gioia che provo in questo momento, anzi di più. Alcune settimane fa, in San Pietro, nella Cappella del Coro, ho partecipato a un 50° di matrimonio. Erano due sposini anziani, si capisce, con 4 figli, 4 maschi. Accanto a loro c'erano i 4 figli e le 4 nuore e 13 nipoti, una schiera molto bella di attorno all'altare, solo loro c'erano. La cosa che mi ha commosso è che gli sposi hanno detto: noi vogliamo scambiarci gli anelli di 50 anni fa. I figli volevano cambiarci gli anelli: faccio un anello più bello. No, no, gli anelli di 50 anni fa. E quando si sono scambiati gli anelli, quello che mi ha commosso è che si sono guardati ancora negli occhi, come due fidanzati. La fedeltà, che oggi è quasi sconosciuta,
quasi sconosciuta. Non potete immaginare quanto sia bella. E quanto è bello per noi dire dopo 50 anni, Signore, ti vogliamo bene come allora, anzi di più. L'abbiamo consacrato il cuore al Signore, siamo sposati con Lui, ma non per isolarci, ma per darci a tutti. Don Carlo, Patenello, i sacerdoti che sono qui, possono testimoniare quanto è bello donarsi agli altri, quanto è bello spendersi per gli altri. Il 22 maggio del 1997 io incontrai per l'ultima volta Madre Teresa di Calcutta. Ricordo che era morta la mia mamma da pochi giorni, il 5 maggio, e disse alla madre che mi sentivo un pochettino triste perché, abituata a stare sempre con la mamma, continuare il viaggio della vita senza la mamma mi cambiava qualcosa, mi mancava qualcosa. Ricordo che Madre Teresa mi disse: ma guarda che il paradiso non allontana le persone, il paradiso le avvicina. La tua mamma è qui, è con te. Io posso dire a Patenello, a Don Carlo, a tutti i sacerdoti: le mamme che sono in cielo sono qui con noi. Sicuramente la mamma di Patenello è andata anche in Brasile, non si fa difficoltà in paradiso a fare questi viaggi. E ci hanno accompagnato e ci accompagnano ancora nel viaggio della vita. Potrei dire altri 1000 grazie. Credo che basti così. Se l'ho dato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, e del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Signore Gesù, che è conseguenza della tua infinita misericordia, poteva chiamare degli uomini fragili e peccatori a collaborare per la salvezza del mondo. Noi ti ringraziamo e accompagniamo i sacerdoti con la protezione delle nostre preghiere. Preghiamo insieme. Signore, manda santi sacerdoti alla tua Chiesa. Signore, manda santi sacerdoti alla tua Chiesa. Perché la Chiesa, con Papa Francesco, cresca nella consapevolezza di essere la grande rete che Dio getta ogni giorno nel mare dell'umanità, e impari ad accogliere senza pregiudizi e intransigenza ogni uomo desideroso di salvezza. Preghiamo. Signore, manda santi sacerdoti alla tua Chiesa. Perché Don Carlo e Padre Nello, che ricordano oggi il giorno della loro ordinazione presbiterale, siano sempre fedeli allo Spirito che li ha consacrati e li ha mandati ad annunciare ai poveri il messaggio di salvezza. Preghiamo. Signore, manda santi sacerdoti
alla tua Chiesa. Perché i popoli indigeni che sono stati e sono l'amore sacerdotale di Padre Nello siano riconosciuti, sia a loro riconosciuti il diritto di esistere nella propria terra e nella propria cultura, e per il progetto Missioni nelle frontiere. Preghiamo. Signore, manda santi sacerdoti alla tua Chiesa. Perché i genitori e tutti coloro che nella società sono impegnati nel servizio educativo non perdano la pazienza di fronte agli insuccessi, ma continuino a seminare speranza, guidando le nuove generazioni ad aprirsi all'amore di Dio, preghiamo. Signore, manda santi sacerdoti alla tua Chiesa. Perché le nostre comunità siano accoglienti e gioiose, sperimentando nella comunione fraterna la bellezza di essere cristiani, preghiamo. Signore, manda santi sacerdoti alla tua Chiesa. Ascolta, o Dio, le preghiere che ti abbiamo rivolto e anche tutte quelle che abbiamo nel cuore. Esaudiscile per Cristo nostro Signore. Amen.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani di questo sacrificio, la gloria e gloria del suo nome, e è nostro della sua santa Chiesa. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio del Cristo hai dato valore e compimento alle tante vittime della legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, e ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benedire il tuo nome, Padre Santo, Dio di misericordia e di pace. Tu hai voluto che il tuo Figlio, obbediente fino alla morte di croce, ci precedesse sulla via del ritorno a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Nell'Eucaristia, testamento del suo amore, egli si fa cibo e bevanda spirituale per il nostro viaggio verso la Pasqua eterna. Con questo pegno della risurrezione finale partecipiamo nella speranza alla mensa gloriosa del tuo regno e, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo l'inno della tua lode. Santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, i santi Quirico e Giulitta e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il nostro Vescovo Giovanni, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, il Vescovo Angelo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza e congiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria.
con la gioia dei figli. Gettiamoci dalle braccia di Dio nostro Padre, pregando con le stesse parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola di Dio sarò salvato.
che ci nutri con il corpo e sangue del tuo Figlio, concedi ai tuoi ministri di essere fedeli dispensatori della parola, dei sacramenti e della carità, per il bene del tuo popolo e la gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. L'omelia l'ha già fatta il cardinale, quindi non voglio allungare troppo, però mi sembra giusto unire anche la mia voce come vescovo della chiesa di Vitigliano, Sovana Orbetello, la nostra diocesi, insomma, a questo momento di festa. Chiedo per il cardinale, che fa il 50° anche lui, come avete sentito, chiedo per Don Carlo e per Donnello, ma anche per me e per tutti voi, il dono della fedeltà a quello che abbiamo promesso. Molte volte, celebrando occasioni come questa, sottolineo i molti sì che la vita cristiana ci chiama a pronunciare, le nostre promesse battesimali, il sì del battesimo, il sì della cresima, il sì del matrimonio, il sì dell'ordinazione, il sì della consacrazione religiosa. Fare festa, ringraziare Dio, ma al tempo stesso chiedergli che continui nella sua assistenza, perché siamo fedeli a quanto ci ha dato la grazia di donare. Ciò che per sua grazia abbiamo donato, con la sua aiuto continuiamo a mantenere. Alla parrocchia qui dico la mia gioia anche di vedere la chiesa bene pulita, restaurata, accogliente, e quindi grazie anche per questo. La prima volta che sono venuto qui con questo pavimento in su e in giù, con la chiesa un po' buia eccetera, dico beh, ha veramente bisogno. Ringraziamo il Dio che lavori sono stati fatti, altri forse dovranno essere completati, però siamo andati avanti. Noi ci rivedremo il 2 di settembre, la sera del 2 settembre, per le cresime, qui nella nostra comunità. E ora vi leggo il telegramma del Papa ai reverendi Don Carlo Paris e Padre Nello Ruffaldi, che con animo riconoscente al Signore ricordano il 50° anniversario della ordinazione presbiterale. Il Sommo Pontefice Papa Francesco rivolge fervidi auguri, unendosi spiritualmente al loro rendimento di grazie per il dono del sacerdozio e per i benefici ricevuti nel lungo e fedele ministero in favore del popolo di Dio. E mentre per la intercessione della Vergine Santissima invoca per loro la grazia di una sempre più piena conformazione al Cristo Buon Pastore, imparte di cuore una speciale benedizione apostolica che volentieri estende a Vostra Eccellenza, al Signor Cardinale Angelo Comastri, ai familiari, alle persone care, alle comunità parrocchiali di San Quirico e Casone e a tutti i presenti alla solenne celebrazione giubilare. Dal Vaticano, 22 luglio 2017, Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. Solo due paroline, congratulazioni per la Chiesa Nuova, recuperata, restaurata, e chiedo al Signore che anche la Chiesa, fatta di persone della parrocchia di San Quirico e Casone, cresca in una maniera significativa, si restauri, si rinnovi ogni giorno per la gloria di Dio e per la nostra felicità, perché stare con il Signore è anche realizzare la nostra vita. Io quello che potrei dire, l'ha detto il nostro cardinale, il nostro compagno di seminario Angelo Comastri, principalmente sulle nostre mamme,
è veramente la fede che abbiamo ricevuto, l'amore e anche la speranza, la capacità di affrontare con coraggio le difficoltà che la vita ci riserva. Anche loro ce l'hanno insegnato, la Beneria, la Peppe, la Tonina, le nostre carissime mamme, per non parlare dei babbi e di tante, io penso che non solo loro, se non sono sante loro, no Angelo? Se non sono sante loro, ma il Signore ci ha messo in questi 50 anni molti santi sul nostro cammino. L'abbiamo incontrati fin dal seminario, tra i nostri educatori, nella nostra diocesi, nella mia comunità missionaria del Pime, e io ringrazio anche per queste persone, non le nomino, ma che mi hanno insegnato e mi hanno dato tanta forza e coraggio, ci hanno dato a tutti quanti educatori, tanti li abbiamo avuti in comune. E voglio ricordare anche i popoli che il Signore, in cui il Signore ci ha messo per lavorare. Io ricordo i miei popoli del Brasile, popoli indios, tanto a volte disprezzati e non considerati, e tra loro io posso dire che ho trovato la presenza del Signore e anche loro mi hanno insegnato il Vangelo, a capire quali sono i segreti e i valori più grandi della vita, proprio i popoli indios, gli indiani, che dicono sono selvaggi, non sono considerati, ma che a me hanno insegnato molto della vita e anche del Vangelo. Qui li rappresentano Suor Rebecca, che è qui, la Raffaella, lo Chico, là del Brasile, che voglio ringraziare il Signore per questi, e con certezza anche nella vita di Monsignor Comastri, di Don Carlo, Carlo l'ha ricordato, le parrocchie, tutte le persone in cui abbiamo lavorato sono state un regalo del Signore, anche loro, è un esempio di vita, e anche voi lo siete. Che il Signore vi benedica e vi accompagni. Buonasera. Oggi appunto la comunità di San Quirico si è stretta a Don Carlo, ma tutto io appunto porto i saluti e l'augurio sincero per questi suoi 50 anni. Don Carlo è venuto a San Quirico non molto tempo fa, però appunto a vedere questa chiesa oggi sembra che ci sia stato tra il paese di San Quirico e Don Carlo questa unione, appunto il 50° anniversario di sacerdozio di un prete, di un sacerdote, è come i 50 anni, le nozze d'oro di una famiglia. Cioè di un, come ha detto prima anche il Cardinal Comastri. Credo quindi che nel cuore di Don Carlo oggi lui ripercorra appunto tutte le esperienze vissute in questi tanti anni di sacerdozio. Spero anche che anche questi anni che passerà qui insieme alla nostra comunità siano anni che gli rimangano appunto nel cuore. Non conosco Padre Nello, però voglio fare gli auguri anche a lui, appunto per questa sua festa appunto. E ringrazio come sempre il Vescovo che appunto viene nelle nostre parrocchie, e lo ringrazio per ultimo, ma non per ultimo, il Cardinale Comastri, Don Angelo, che ogni volta che viene appunto nel nostro comune ci fa sempre tanto piacere, tanto onore, anche perché porta sempre quel suo spirito di pace e di serenità. Lui ha detto che la messa è importante, e
io sono, diciamo, laica, quindi posso dire, una messa fatta con il Cardinal Comastri infonde una serenità che arriva fino a dentro all'anima. Io quindi porto i saluti di tutto questo piccolo comune che si stringe intorno appunto a Don Carlo e a Don Nello. Grazie. Ora riceviamo la benedizione del, insieme del Cardinale e di tutti noi. Vi ricordo che non finisce qui. Come direbbe Don Lido, dopo il momento mistico c'è il momento mastico. Bene, c'è un momento conviviale per tutti alla rotonda. Quindi siete invitati tutti, è un momento familiare. Insieme al Vescovo, unito a tutti i sacerdoti, invochiamo la benedizione del Signore perché questi sentimenti restino intatti, anzi crescano giorno per giorno e portino luce nelle nostre famiglie. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E fine di ogni tua azione. Ricordaci sempre nelle tue preghiere, come dice Papa Francesco, così come noi ti ricordiamo nelle nostre, perché ormai da tempo ti consideriamo appartenente ad ogni famiglia. Tu infatti sei partecipe di tutti gli atti più solenni della nostra vita.
benedici i nostri matrimoni, i nostri bimbi nel battesimo, apri il cuore dei nostri fanciulli che ricevano per la prima volta Gesù nell'Eucaristia, guidi i nostri giovani sulla via del bene che viene dalla confermazione, benedici i nostri ammalati e i nostri defunti. Sei sempre pronto ad accoglierci con benevolenza, ad ascoltarci e dire una parola di sollievo e di conforto a tutti, a perdonarci anche quando non siamo dei buoni parrocchiani. 50 anni di fedele sacerdozio sono per tutti noi segni di grazia e responsabilità, cioè con un'autentica volontà di vivere in totale comunione con e per gli altri, di vivere al servizio della gioia e della speranza di ogni uomo, cercando di condividere il passo della tristezza e delle angosce, scegliendo la via della compassione nella predilezione per i più deboli, i più piccoli e i più poveri. Quindi ti ringraziamo per tutto questo e ti affidiamo al Signore perché continui a darti la forza necessaria perché continuare a guidare saggiamente la nostra comunità ancora per tanti anni. Con affetto, la comunità parrocchiale di San Quirico.